Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto una ricetta velocissima, 10 minuti per fare una ciambella alta, soffice e profumata all'arancia. Vi diremo tutti i trucchetti perché spesso ci chiedete: ma come si fa a far venire i dolci alti e soffici? Oggi ve li diciamo tutti. Vediamola, vediamo tutti i procedimenti per fare questa ciambella. Adesso vi facciamo vedere com'è all'interno, perché il ciambellone, se vi viene male, è gommoso, si vede anche alla vista, è visibilissimo che non è venuto bene, e viene anche una crosta troppo dura sopra, mentre il nostro è bello soffice. Eccolo qui, vedete l'interno, facciamo vedere com'è soffice. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare il nostro ciambellone soffice all'arancia sono 300 g di farina zero, 4 uova medie, 220 g di zucchero vanigliato, 100 ml di olio di girasole, 150 ml di succo d'arancia, scorza di un'arancia e di un limone grattugiata, 12 g di lievito per dolci, zucchero a velo da spolverizzare sopra. Per prima cosa rompiamo le uova. Uno dei trucchi per far venire bene il ciambellone soffice all'arancia è anche quello di utilizzare una planetaria in modo da ottenere la consistenza perfetta per un dolce di questo tipo. Il ciambellone alto e soffice lo potete fare anche a mano, però appunto nella planetaria avrete quella consistenza soprattutto per lo zucchero e le uova spumosa, è importantissimo. Lo potete ottenere anche con delle fruste, ma la planetaria è più potente, che poi non deve essere necessariamente una planetaria costosa, questa per esempio è economica e non deve essere insomma necessariamente la KitchenAid. Vedete, questo è lo zucchero vanigliato che si ottiene mettendo la bacca della vaniglia che magari avete utilizzato in passato, non la buttate, la mettete nello zucchero e così avrete del buonissimo zucchero vanigliato per dolci. Accendiamo adesso la planetaria ad una velocità abbastanza veloce in modo che diventi chiaro l'uovo con lo zucchero e ovviamente abbiamo messo la frusta per montare. Versiamo lo zucchero. Nella bowl ci sono uova e zucchero. E montiamo. Aggiungiamo la scorza del limone e dell'arancia. Aggiungiamo piano piano l'olio. Sempre piano piano versiamo il succo d'arancia. Abbassiamo la velocità. Stiamo setacciando il lievito e la farina. Altro trucchetto importantissimo per far venire l'impasto senza agrumi. Piano piano adesso incorporiamo le polveri. Come vedete, farina e lievito vanno inseriti praticamente alla fine, anche perché il lievito deve essere lavorato poco prima di andare in forno. Inoltre, un altro trucchetto per far venire bene un ciambellone bello soffice e alto: gli ingredienti, ricordatevelo, devono essere tutti a temperatura ambiente. Dopo 10 minuti possiamo spegnere. Eccolo qui. Il nostro impasto ha la consistenza spumosa che volevamo. Preriscaldiamo il forno a 170 gradi statico. Ungiamo lo stampo, questo è uno stampo da 22 cm. Anche questo, anzi questo è un dettaglio non banale per far venire bene il vostro ciambellone, nel senso che viene alto, deve essere non più di 22 cm. Anzi, noi abbiamo questo stampo che vedete va poi allargandosi verso l'alto, ma se avete uno stampo dritto è ancora meglio. E lo infariniamo anche, in modo che così sarà facilissimo staccarlo. Versiamo adesso il composto nello stampo. Farlo è stato velocissimo. Adesso lo mettiamo in forno, 170 gradi statico.
Dopo 45 minuti possiamo spegnere la nostra ciambella soffice alta all'arancia, è pronta. La teniamo però nel forno 4-5 minuti. La stiamo sfornando ed eccola qui, la nostra ciambella è pronta. Mi raccomando, durante la cottura non aprite il forno perché altrimenti potrebbe non crescere, e preriscaldatelo bene, anche questo è molto importante per la buona riuscita del vostro ciambellone all'arancia. Adesso la lasciamo intiepidire un po', anche se in realtà vedete si stacca già benissimo dallo stampo, e poi la metteremo su una griglia in modo da far passare l'aria sotto. Guardate come è venuta bene, bella compatta anche sopra, che in genere tende a rompersi, è venuta perfetta, e tra l'altro l'abbiamo fatta veramente in pochissimo tempo, è velocissima, la potete fare persino la mattina per colazione. Prima della colazione. Ovviamente ci sono altri trucchi per far venire la ciambella morbida, soffice e alta, come per esempio il trucco, quello molto utilizzato dagli americani, che è quello di montare gli albumi a neve. Però ve l'abbiamo già fatta vedere nella chiffon cake, la ciambella alta americana, e ovviamente il procedimento è molto più lungo, mentre questo è un ciambellone alto, soffice, profumato, ma è anche veloce. È ancora calda, ma lo possiamo togliere dallo stampo. Ecco qui. Non so se riuscite a vederlo, ma esce ancora il fumo praticamente. Adesso ci andremo a mettere lo zucchero a velo. Poi se la volete impreziosire un po', perché magari per voi è un po' troppo semplice, potete benissimo metterci delle gocce di cioccolato nell'impasto, oppure addirittura farci una glassa sopra. Però per colazione, zucchero a velo e via. Bene, se la nostra ricetta veloce del ciambellone all'arancia vi è piaciuta, con tutti i segreti per farlo venire alto, soffice e profumato, fatecelo sapere nei commenti, scriveteci se voi avete altre regole per far venire il ciambellone così bene, e ovviamente seguiteci su Instagram, taggateci se lo rifate e mandateci le foto dei vostri ciambelloni fatti con la nostra ricetta nel nostro gruppo Facebook, che ormai è diventato un gruppo veramente molto attivo. Iscrivetevi al canale, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra su YouTube se volete ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa, e sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutti i segreti che abbiamo raccontato in questo video, se li volete condividere o ve li volete stampare per salvarveli. Bene, alla prossima ricetta, ciao! Perfetta. Brava, così. Questa tra l'altro è una ricetta che possiamo fare con la nostra bambina, quindi se volete fare un dolce molto semplice, questo è l'ideale, perché i bambini si divertono, è facilissimo da fare, e poi ovviamente avendolo fatto con le loro manine non vedono l'ora di mangiarlo. Piano. Basta, basta. Piano piano, piano piano, piano piano, ecco, basta. Zucchero, tieni, prendi tu, prendi. Oh, oh. La facciamo partecipare, vedete, le facciamo mettere lo zucchero, lei si diverte tantissimo, perché vede la neve che scende. Oh, oh. Basta, basta, aspetta. Scotta, scotta, è caldo, mamma, buona. La consigli a tutti gli altri bimbi? Certo. Sì? Un dolce bello fatto in casa? Sì.